tutti per la prima puntata delle nostre esplorazioni dopo Pasqua, della seconda serie del 2017. Io, Gianna e l'unicorno rosa siamo venuti a Cormano, ma invece di farvi vedere un posto abbandonato, vi facciamo vedere un posto che è stato recuperato. Siamo al castello di Zacula e seguiteci! Oh yeah! Eccoci qua, questo è l'esterno del castello. Sembra una cosa tanto diroccata, e in effetti era diroccato, in disuso, ma da qualche anno il posto è ritornato abitato, perché c'è dentro Zac, detto il conte Zacula, o lo zio, da chi viene qua, che l'ha rimesso a posto, e adesso andiamo a conoscerlo. Sì, io che abitavo comunque a Cormano posso dire che questa fabbrica era un casino, per non dire altro, pieno di prostitute, di rom e gente per nulla raccomandabile, e Zac ha ripulito la fabbrica mandando via appunto questi personaggi, e in accordo con il comune lui è diventato custode di questa ex fabbrica. E quindi nulla, adesso è diventato, come dicevo nella presentazione, un punto di ritrovo per i writers, tant'è vero che sono presenti tante bellissime opere d'arte. Molto belle, tutte fatte bene. E adesso andiamo a trovarlo a casa sua, appunto. Lui abita al secondo piano. Perché questa in effetti è diventata casa sua. No, sì, infatti è casa sua, lui è qua regolarmente. Lo dico a scanso di gente cattiva e malalingua che magari dice cose che non deve dire, quindi lui è qui regolare e ha ripulito la zona dalla gentaglia. Intanto scusate la luce, però qui appunto ci sono altri... Sì, qui tutte le scale sono piene di murales, ma anche belli. Sì, sì, infatti molto bene, lui tiene molto alla bellezza dei murales. Quindi andiamo a parlare con lui, ci racconterà la storia di questa ex fabbrica, come è finito qua. Ma guarda che bello! Il pollo? No, è un pollo, ma guarda bene il retro dell'occhio. È vero, c'è una faccia. Qui c'è un folletto. Ma dopo li fotograferò tutti, sarà un vero piacere. Sì, ma saliamo, sennò ci fermiamo a guardarli tutti. Invece ci sta aspettando. Ma come fai a non guardarli, Marco? In effetti... Non puoi fare a meno di guardarli? No. Guardate che meraviglia. Sono stati messi dei tappeti anche. Sì, perché c'è qualche pezzo da restaurare, il pavimento. E poi ci sono... E di qua si entra. A casa c'è di la campanella. Campanella. Permesso. E eccoci qua. Buongiorno! Ciao! Ciao Zac! Ciao! Ciao Carlo! Eccoci! Eccoci qua, lui è Zac, detto il conte Zacula, che adesso ci parlerà del suo castello. Sì.
Questo qui, come vedete, la corrente non c'è, e infatti ci sono le batterie dell'automobile, e anche per l'acqua ci sono le scorte da bere, perché purtroppo qui non c'è acqua e non c'è corrente, però c'è lo stesso tutto. Questa è lo studio privato dello zio, tutto pieno di opere d'arte. Ci avevi detto prima che il luogo di incontro dei più cari del castello, quelli che hanno capito il castello, che io ho raffigurato in questo disegno qua. Uh-huh. E, come vedi, io sono quell'albero lì, l'albero vecchio che non ha più una foglia, no? E la gente viene a cercare da me qualcosa, malgrado ciò, e riesco a condividere con loro qualcosa che ho io che loro non hanno. Guarda, o che hanno perso per strada. Ti conosco da poco, ma tu non è vero che non hai più una foglia, mi sa che ne hai ancora tante. E ma tante, tante. Salva, lo metto sotto le mie ali. Non tanti capiscono il senso di questo posto. Quei pochi che si salvano, che io adoro, che amo veramente, ci ritroviamo qua a parlare, a scambiarsi idee, a scambiarsi esperienze, sempre provando di regalargli qualcosa. Come dico a tutti i ragazzi, non vi insegno niente, vi ricordo soltanto ciò che avete dimenticato, cioè il rispetto, l'amore, la galanteria, la generosità, la pazienza. È quello, vuol dire conoscersi dentro, conoscere i propri poteri, che noi dentro abbiamo tanto di quel potere che se non lo sai non lo puoi usare. È vero. Allora usa il potere degli altri, e il potere degli altri è sempre illimitato. Quello che ti danno gli altri è sempre la spazzatura, quello che hanno buttato via, e tu costruisci tua vita con la spazzatura degli altri. Invece io ho iniziato con la mia forza, essendo chiuso per anni qua, con la mia forza, quello che c'ho dentro l'ho tirato fuori, è uscito fuori questa roba qua che mi rappresenta. È uscita fuori una cosa bellissima. Se queste cose ti rappresentano, sei anche una bella persona. Lo riassunto in tre parole: la forza, il vigore e la dolcezza. Quello sì. È il mio in stemma. Effetti, l'ho visto scritto anche in altri posti, sì. Mentre salivo le scale, sì. Se non sbaglio. È il mio stemma. Con quelle tre cose io ho fatto tutta questa cosa qua. E c'ho ancora da fare. E non smetterò mai. È una cosa bellissima. Adesso vai a fare il pipì così riprendi. Si esce. La raccolta dell'acqua? La raccolta dell'acqua, perché ci dicevi che qui, non essendoci acqua corrente, quell'altra che c'era di là è quella pioggia, da bere. Quando il mio collega sopra gli chiedo, guarda che sono senza acqua, mi manda un po'. Ti manda giù l'acqua. Sì. Io faccio il mio da giù, lui fa il suo da su. Ecco qua la raccolta della plastica, che poi verrà buttata. Perché spazzatura niente, infatti non c'è un odore in questo posto, è tutto bello profumato, pulito. Magari dopo c'è. Verrà una scultura con quelle cose. Magari c'è un po' di disordine, anche perché il posto è immenso. Il disordine rappresenta il mio ordine mentale. L'ordine ce l'ho nella mente, non negli oggetti. Io ho il mio ordine. È giusto. Che sembra disordine, ma è troppo ordine. Io so anche il piccolo bullone dov'è. Lo so. L'importante è il mio ordine, non l'ordine della gente. Esatto. Perché nessuno può ordinare le due cose, solo tu le puoi. È vero. E qui c'è. È occupato che c'è il bagnetto. Sì, c'è il disegno dell'omino in azione, con anche il maggiordomo
E qui dobbiamo ringraziare Zach perché ci sta facendo vedere proprio casa sua, le parti più segrete. Che non però sono segrete. Beh, segrete, sai, un bagno sono parti che di io solito... Io lo faccio entrare nel mio bagno, nella mia camera da letto, chiunque, qualsiasi momento, perché non ho niente da nascondere. È bello. Perché essere puliti non è un premio, essere puliti è un modo di essere, basta, una persona è pulita, ma non so niente da nascondere. Dovrebbe essere la condizione naturale di tutti essere non puliti. Non ho niente da nascondere, voi siete arrivati all'improvviso, vi faccio entrare anche nel mio bagno, non ho problemi. E ti ringrazio. Si pulisce perché ci sono ospiti, ma Dio, Paolo, pulisci per te, non per gli ospiti. Vero, giusto, no, ma poi come anche... Come nelle cose, nella tradizionalmente, si tirano fuori le belle stoviglie, i bei piatti, quanto ci sono ospiti. No, il bello lo tiro per me. E quando arriva qualcuno condivide il bello con me. Certo. Giusto, questo è un pensiero bellissimo. Anche quando arrivano ospiti che cucini qualcosa di buono, no? Il buono, la cucina buona la fai anche per te. Giusto Marco? Giusto sì. Poi ne parla Gianna di cucina, che lei è un'agile cuoca. Più o meno, dai, ci provo. Qui, ma che bello, ma ogni angolo dove ci si gira... È proprio un'opera d'arte. Sai Marco che ho visitato una galleria d'arte così a Parigi, molto simile, cioè molto più piccola, ma molto simile. Che bello questo. Sono proprio... Casa dove non si butta via niente. Guarda anche tutta quella serie di bombolette spray accumulate, messe insieme per fare una parete. La gente ci mette il citofono a casa, io metto la mia faccia. Non si tocca. Ah, vero? Metto la mia pace in tutto quello che dico, in tutto quello che faccio. Per quello anche sul social network c'è il mio nome. C'è il nome, cognome, tutto. Nome, telefono, non c'ho niente. È giusto, una persona che non ha nulla di cui sono vergognarsi. Sono responsabile di tutto quello che dico e tutto quello che faccio, ma non sono responsabile di quello che pensi tu. Quello lo pensi come cazzo vuoi. È giusto. Ma che bello. Guarda, se tanti videomaker vi diranno, perché non l'ho fatto mai con nessuno così. Bene. Li lascio andare infatti, per le foto senza spiegare. Ti ringraziamo perché davvero è un posto che merita di essere conosciuto, ma anche portato come esempio per tutti. Un posto che va trovato. Sì, va trovato. Giusto, va scoperto. Però... Allo stesso tempo, appunto, come stavo dicendo, è un posto che va portato, secondo me, è un esempio per come recupero. La ragazza che si è svegliata. Sì, infatti è un tavolino di plastica dipinto questo qua. E qui? E qui dorme il conte. Ah, la camera. Wow, possiamo anche... Vista male. È vero, con i pesci, delfino. Camera con vista mare. Sì. Siccome mio Dio è donna, ci sono sempre loro. Ma all'aperto così, anche d'inverno? Sì, c'è il vetro sopra, lo blocco, quello c'è il vetro. Ah, è vero. Non si vedeva, è vero. Vabbè, perché io vedo le stelle, vedo la luna, vedo la luce, ma non mi tocca. È bello. Sì. Bello. No, vogliamo occupare troppo la tua stanza, ma davvero... Io resto... Resto a bocca aperta a vedere queste cose. Volevo dirvi una cosa. Questo. Il segreto di questi due occhi che guardano mentre esco io, esco la mattina, vedo questi due occhi, perché ho sempre voluto due occhi che si aprono solo per guardarmi e si chiudono soltanto per imprigionarmi. Non ci sono, però ci sono. La cucina del barbone. Anche col tocco rosa. Sì, quindi c'è anche la cucina, c'è tutto. C'è tutto anche qui. Perché non c'è niente.
appunto, quando non c'è niente hai tutto. E comunque ogni ambiente. Quando hai tutto, decorato. Vuoi ancora di più. È vero. Quando non hai niente, hai tutto. È vero. Perché non ti manca niente, non hai niente. Ma non è vero che non c'è niente qui e qui. C'è tutto, c'è più di quello che ha la gente definita ricca e benestante. C'è molto di più qua. Sempre raccolta dell'acqua. Oltre all'acqua c'è molto di più. È molto più. È molto molto meglio una casa così che la casa di quelli tutti benestanti, tutti con i mobili firmati, le cose di lusso che però appunto ce li hanno solo perché è la moda. Wow. Madamina. Sì, ma comunque avendo studiato grafica, essendo esaltato con grafica e cose del genere, quando vedo tante opere d'arte così tutte assieme. Guarda la casetta, che carina. Casetta. Comunque quando vedo così tante opere d'arte tutte assieme resto. Cercare l'equilibrio nello squilibrio totale. Cercare l'equilibrio nello squilibrio totale. Avendo come base la cultura, la scrittura e poi tutto il resto. Dovunque se hai una cultura forte. Cavolo, ma hanno anche. Non sono i soliti murales con la scritta, questi hanno anche dei significati. Una storia, ogni disegno qua è una storia. Ogni disegno ha la sua storia. Che. Sì. La persona che ha disegnato è un mio caro. Lui mentre lo disegna mi avvicino. So cosa pensa mentre disegnava, per quello che non è che chiunque può lasciare la sua traccia al castello. Devi prima lasciare una traccia nel mio cuore e dopo al castello. Wow. Penso che le parole non avranno più senso. Il tuo obiettivo dirà le cose senza che io debba spiegarle, perché si vede tutto. La passione si vede, la forza si vede, l'arte si vede, la cultura si vede. Ah, poi sono anche cose fatte da gente che ha una mano buona e che ha buone idee. Non. Davvero, qui. È un concentrato di opere d'arte, non sono Marco Venti e basta. Paola Pavica, Riccardo Sala, Andrea Barbo, Riccardo Sala, tanti non ci sono più perché non hanno avuto la pazienza di continuare la strada. Peccato perché sì. Tante erano cose, tante, tutte sono cose fatte bene. Chiunque qua, chiunque ha disegnato qua, è gente che sa farlo, fa che belli. Chiara Locapiero. Omar Garcia. Dal Messico. Pure dal Messico. Mi dicevi che sono venuti anche dalla Russia, in pratica vengono da tutto il mondo. Sì, ma sono. Mi sa che sono tra i migliori del mondo questi. Perché. Il mio mondo è qua, non c'è un altro mondo. Sono i migliori per me, dunque nel mio mondo sono i migliori. Che. Nicolò, questa è la stanza di Nicolò, un ragazzino di 16 anni autistico, che
il giorno del disegno, gli ho regalato questa stanza per spiegarci, per fare tutto quello che si sente di qua. L'inizio di qualcosa. Sembrerebbe un samurai. Lo zio samurai. Infatti l'avevo visto bene, allora è un samurai. Sì. Verrà fuori e questo sta. Non è finito. Eh no, infatti, è solo lo sfondo. E anche questo l'ha fatto sempre lo stesso. No, questo. No, questo qua. Sì. Sempre lo stesso ragazzino. Sì. Ah, è bravo. Come ti ho detto, io gli do il pensiero ai ragazzi, loro disegnano nel brutto il bello, nel basso l'alto, il dolore e l'amore. Nulla è dovuto e nulla viene così da sopra, e lo devi tirare fuori da sotto. Iniziando da sotto, dal buio, trovi la vita. E il mio principio è quello. Non può capire il bello chi non ha nuotato nel fango. Chi non penso ha toccato il fondo non può vedere il bello. Lo penso anch'io. Al castello non si piange per ciò che si è perso, ma si sorride per ciò che verrà. Un castello di gelato che si scioglierà. Vero. Un giorno andrà tutto, crollerà con me, vuol dire finita. Dopo di me non ci sarà più castello. Speriamo di no. No, nessuno può mandarlo avanti. Ho fatto la prova, da 7 anni adesso, da 3 che ho iniziato il castello, nessuno è capace di mandarlo avanti. Cioè, per esempio, piove, neve, vento, è tutto rovesciato, tutto sporco, tutto bagnato, nessuno pensa, vado a dare una mano allo zio. Se ne frega. Sì, quando fa freddo non viene nessuno, quando c'è il sole bello allora vengono. E io... con la perseveranza, vuol dire, non li posso biasimare, perché il mondo è fatto così, il mondo è fatto così. Perché io devo arrabbiarmi con loro perché non vengono in no? Quando arrivano io li accolgo sempre col cuore aperto, le braccia aperte, pulisco tutto così che trovino tutto quello che sono venuti a cercare. Loro vengono qua per trovare un po' di pace, trovare qualcuno. Giusto, che li però, ascolti. Però visto che tu gli dai queste possibilità, sarebbe bello magari che qualcuno desse una mano un po' di più. No, non pretendo niente, io amo e basta. Se mi viene, sei un grande. Se mi torna indietro va bene, se non mi torna indietro pazienza. Sei un grande, non ce n'è. È raro trovare persone così. Sì, infatti. È davvero raro trovare persone come te. Mai, non mi arrabbio con loro che non vengono, no. Perché io ho scelto di creare questo posto, ci vivo io. Chiunque vuole condividere la mia vita è così. Tu non puoi pretendere, se hai ospiti, non puoi pretendere che gli ospiti arrivino due giorni prima per pulirti la casa perché dovrebbero arrivare dopo. No, siccome la mentalità è questa, la casa mia deve essere sempre pronta ad accogliere e sempre pronta a mandare qualcuno in strozzi. Non solo accogliere i belli e mandare qualcuno in strozzi. Di quelle sono anche in capo. Qua la parola, il naufragarmi è dolce in questo mondo. Tutti fatti. Penso che sia da dolce. No, chi è che era? Naufragare mi è dolce in questo mondo. No, sempre un poeta. Sì. No. Dante no. No, ma lo sai che io con la poesia sono negato. Perché per me le poesie sono canzoni senza musica. Sono canzoni. Io le scrivo, non le copio. Ah.
ce lo dirà magari nel commento del video qualche spettatore che poesia era quella là. Ok. Così. Questo sempre con il ragazzino di 15 anni, il suo primo disegno che ha fatto qua. Con le G7. Ecco, cavolo, che mi ha lasciato anche un messaggio. Anche il messaggio. Ma poi c'è anche una bella differenza, cavolo, che miglioramento che ha fatto. Sono queste le cose che toccano. Queste le cose che durano per me. Vedere una cosa del genere mi dà. Ma vedere un ragazzino che parte da una cosa così a quelli che ha fatto nell'altra stanza, che. Sì, appena ho imparato a usare le bombolette mi ha fatto il mio ritratto con la bomboletta. Un ragazzino di 16 anni, ti aspetti di vederlo con la birra e la canna in mano. Invece uno che ha la passione dell'arte. Writers più quotati a Milano. Ah. Ogni stanza, ogni angolo dove ci si gira. Tutto questo anche, ma che bello. Quelli sono dell'Accademia delle Belle Arti di Zurigo. Chi? Quali? Questo? Questi davanti? Sì. Hanno il loro corridoio qua, dopo lo vedremo. Ah, pure. Vengono proprio da tutto il mondo. Sì. Cioè dal Messico, dalla Russia, dalla Svizzera. Sì. Dal Berlino, da Parigi. È una cosa bellissima questa, che davvero ci sia gente. Ci sono tutti amici miei. Eccolo qua. Matteo Compagnoni. Avina. Una meteora del castello. Questo. Cresciuta il castello e dopo l'ha dimenticato. Peccato. Perché? Però la sua traccia di mano. Sono le cose dell'adolescenza. Non è un problema. Questi sono dei capolavori, davvero? Chiara Locafiero. Ci vuole anche del tempo. Tempo e impegno. Lei fa a pennello, lei è un artista vecchio stampo, a pennello, non lo usa. A pennello, sì, cavolo. Una settimana, un pezzo così. Pennello, spugna là sopra. Con latte e un sacco. Eliana Pagani, un'altra ragazza fortissima anche lei. Ma qui sono tutti bravi, tutti. Il disegno non è finito, questo è Luca, non è finito ancora, credo di sbagliare. Loro stanno insieme, sono fidanzati. Ah, disegno l'uno vicino all'altro. Bello, le cose. Qua? Uno scheletrino in rilievo. Lui avrà Sidney, un paesaggista molto bravo, di padre ghanese e mamma italiana. Oh. Proprio. Thank you.
Poi ci sono altre stanze con altri murales, ma... adesso probabilmente ci porterà a vederli per bene. Zack. Peccato che ce ne siano certi scrostati, rovinati. Qui siamo sul tetto? No. Questo è il corridoio dei svizzeri. Solo loro disegnano qua, da Zurigo arrivano a Milano. Da Zurigo vengono fino a qui per dipingere. Sì, stanno con me. Sì, sì. Qua. Sono dell'Accademia di Zurigo. E qua? Anche l'altra parte, di là. Qui... quella parte lì qual è? È quella di dietro dall'altra parte che va sulla strada statale. Di là c'è la Comasina alle nostre spalle, di là c'è... tutto un blocco. Sì, 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 sì. Ma davvero ogni cosa che vedo... un'opera d'arte. Ogni cosa che vedo resto sempre più a bocca aperta. Tutte cose che meritano davvero. È proprio rarissimo vedere così tante opere d'arte, disegni, cose ben fatte, tutte assieme. È la santa del castello, io credo solo nella donna, come Dio, perché un Dio senza tette non può essere il mio Dio. Allora le ragazze dicono, zio, a loro... grande così, a noi niente, allora gli abbiamo fatto il farfallo. Il farfallo che è questo? Il farfallo? Sì, il farfallo. Che è piccolo perché è ovvio che sia piccolo perché è nato piccolo e dopo tocca a lei. Ecco, però vedi. Tocca a lei, no. Quella è così prima e così dopo e così durante. Questo c'è tutto un lavoro da fare nel farfallo. È tutta verità, non sì, è sì, no, dico ma... perché per loro così grande e per noi così piccolo e perché ti tocca lavorare. No, però vedi, ecco, una cosa così misura. Sembrerebbe un disegno che potrebbe essere volgare e invece è invece fatto senza nessuna volgarità. Sembra un'anguria. È un'anguria. Stiamo grattando tutti i muri a preparare per imbiancarli, per poi pittarli. Sì. E per forza, prima va. Hai visto una persona pulire una fabbrica abbandonata? No, sarebbe bello vederne di più. Perché lavavo. Sì, però adesso... prima mi avevi rimproverato tu che ero io che dicevo la fabbrica abbandonata, adesso ti rimproverò io, sei tu che hai detto la fabbrica abbandonata, invece questa non è proprio davvero, non è proprio più abbandonata. Tutti i muri pronti per disegnare. Sì, sì, tutti imbiancati, pronti fresco, che bello. Sembra nuovo, sembra che lo stiano costruendo adesso il posto qua, questo corridoio sembra proprio nuovo. Altro che abbandono. Ma magari fossero tutti così posti abbandonati, no. E infatti non è abbandonato. Tutto pulito, tutto grattato, in attesa. Questo è un posto ambito da tutti, il writer, guarda dove va. E loro vogliono, cavolo, pezzi poi che si ti vede. E io questo posto. Chiunque passa per strada la vede. Sì, questo lo darò ai migliori proprio. Il migliore. Della bolsa, della bomboletta verranno. Peccato qua. Che questi siano scrostati, perché anche questi ne ha fatti bene. L'acqua. L'acqua, l'umidità. Sì. Anche perché non hanno grattato prima. C'è anche la mosca.
non gli hanno fatto il fondo. Trattato prima, carteggiato per sì, pittare, sì, sì, no, lo abbiamo fatto noi. Non gli hanno fatto il fondo e purtroppo sono rimasti. Già pronto. Vuol dire venite soltanto a disegnare, però devono essere bravi. Se non siete bravi state a casa. È giusto, c'è anche il Dante qua. Eccolo qua. Il Dante Zac. No, il Conte Zac, il Dante Zac. Il Dante Zac. Non c'entra un cazzo io con Dante, però. Sono un piccolo Dante. Beh, sempre arte, lui scriveva, tu fai. Tu fai una cosa bella per tutti. Fai una cosa bella per chiunque venga qua, per chiunque sia appassionato di arte e anche come recupero del posto. È proprio. Qua? Ehi, Dio donna! Tutto inizia con lei e finisce con lei. Però arrivare a fare quella smorfia lì ti tocca lavorare, amico mio. Il calamaro. Si ritorna all'appartamento. Ma che puoi notare, Marco, che casa di Zacca proprio un pavimento con le piastrelle a dispetto. Sì, il resto è tutto cementato, qui ci sono le piastrelle. Le ho tirati fuori. Era tutto coperto di pattume, polvere, macerie. Qua carcazze di animali c'erano. Proprio. I zingari, sai, puoi immaginare cosa fanno i zingari. Lo sappiamo bene. Immagina proprio macerie. Però con questa vanno via. No? Sono andati via. Con questo ho visto dire anche l'arpione, la roncola. C'è anche dovunque, in ogni angolo c'è appena. Pronto per l'uso. Sì. Bene, eccoci qui insieme a Zac e all'unicorno rosa. Avete visto questo grandissimo esempio di recupero, questo posto e questa persona. Secondo me sono da esempio a tutti noi. Ringraziamo Zac. Lo ringraziamo per l'impegno che ci ha messo, perché è vero, voi direte casa sua ci abita, ma avete visto che gran recupero che ha fatto, che concentrato di capolavori che è in questo posto. E se fosse così in tutti i posti con gente come lui, potremmo vivere in un posto, in dei posti migliori, senza rottami, senza macerie, sarebbe tutto più bello. Quindi se vi è piaciuta questa esplorazione, ringraziamo ancora Zac che ci ha ospitato, ci ha fatto vedere tutto il suo castello. E vedete i nostri video sui nostri canali, To Speed Music and Travels, La Maletita Feliz, sono anche su Facebook e Instagram, e sul nostro nuovo gruppo su Facebook, Urbex for Passion. A presto quindi, e spero vi sia piaciuta. Volevo chiudere con una cosa. Dici. Io sono un poeta. E un poeta non può permettersi di vivere in un luogo degradato o abbandonato, essendo uno che fotografa il cosmo. Io lo fotografo. A volte mi sembra di questo presente l'avevo già vissuto nel passato e sto vivendo quello che accadrà. Non è. Fino adesso è andata così. A un certo punto della mia vita la gente mi giudicava male pur non conoscendomi, che non ne ha il diritto, però è così, il mondo è fatto così. Allora
posso dire sono scappato, ma non è scappare di qualcosa, ma scappare per qualcosa. Perché io non sono vigliacco, non scappo, non sono mai scappato da nulla. Il male e il bene li affronto con la stessa tenacia, sia per salvaguardarlo se è bene, o per rompere i coglioni se è male. Perciò mi sono visto ai margini della società, questa società che mi hai visto alle stelle. Tempo fa la parola dalle stelle alle stalle non è una metafora qua, è verità, è pura realtà. E mi sono rifugiato in questo posto, staccandomi dal mondo intero, pure dai miei affetti più cari, più intimi, più vicini, perché non mi ritrovavo più. E questa società di merda, però, non sapeva di aver buttato un seme, non un tronco, non una scatola vuota, un seme. E con il tempo che fa in Lombardia piove, il seme è cresciuto. E volevo soltanto, quando è cresciuto quel seme, ho detto, è arrivato il momento di stupire. Lo devo fare per me stesso e non per gli altri, per me stesso. Beh, hai stupito tutti, fidati. Quando vedo quella cosa lì negli occhi di tutti quelli che vengono a trovarmi, sono felice, sono soddisfatto. Solo so che tutta la mia sofferenza, tutto il male che ho subito non è andato in vano, ma è stato come concime per tirare fuori il bello che c'è in me. È vero, sei felice come... tu, e sono felici anche chi viene a trovarti, è felice. Dietro queste mura massicce, colorate, mi sono nascosto, mi nascondo ancora e aspetto. Non vado a cercare nessuno. Oramai 60 anni li ho passati cercando qualcosa. E nel cercarle sono caduto con la faccia per terra, mi sono sporcato di fango e di terra, mi sono lavato e mi sono alzato. Adesso non cerco più nessuno, voglio essere trovato, e il mio porco cane santissimo diritto, per tutto quello che ho fatto, per tutto quello che sono. Ultimo consiglio, ultimo insomma, cosa che tengo a dire per i futuri visitatori del castello di Zac: portate dell'acqua, ci tiene, insomma qua non c'è acqua corrente, quindi quello che viene chiesto è quindi portare delle bottiglie d'acqua. A me dispiace, non voglio mai chiedere nulla a qualcuno. Ma tu beh, ho quando, io. Ma quando, ho la, ma quando? A parte che ha chiesto lei, e poi tu non chiedi, tu fai. Ma tu con quello che hai fatto ti meriti altro che un po' di bottiglie d'acqua. Mi interessi ben di più. Va bene. Va bene, allora insieme a Zac vi salutiamo. Avete conosciuto questa bella persona? Sì, bella, una volta. Dico solo. No, anche adesso. Per chiudere, a tutti quelli che vogliono venire a vedere il castello, a conoscermi, la mia legge è: scopandomi la mente, mi fotti il cuore. Vuol dire che se sei intelligente e ancora il cuore aperto per le cose belle, per le cose che avete dimenticato, come il rispetto, come la cura della propria anima, come la gentilezza, la generosità, l'amore, insomma, l'avete dimenticato, qua c'è, chiunque vieni qua lo sente. È vero. Esci, entri magari le tasche piene o vuote, non importa, ma entri povero e esci ricchissimo. Quindi, di quello sono sicuro. È vero. E quindi, porcosio, andate a fanculo. Va bene, dopo questo, quindi vi salutiamo definitivamente, alla prossima esplorazione. Oh yeah!